caffè in tutta tranquillità. Ci sono degli scenari di una bellezza che è pazzesca, veramente stupenda. È un piccolo borgo medievale, interessantissimo. Abbiamo scoperto questa cittadina deliziosa, bellissima. Mi piace perché io credo di avere un'anima un po' medievale, mi ritrovo tra queste mura a mio agio, devo dire. Il posto mi sembra meraviglioso, questo molto, molto anche molto elegante. Alloggiamo in un appartamento dove c'è una vista spettacolare. Io sono arrivata oggi, però devo dire, già mi sono mangiata l'orecchio. Buonissimo, un polpettone buonissimo, il posto è meraviglioso, la gente mi ha accolto con entusiasmo, quindi se sono questi gli inizi devo dire che sono felice di stare qui almeno 3 giorni. Cibo meraviglioso. Mi piace da morire il posto. È bellissimo il fatto che ci sia una sala cinematografica, perché non è affatto scontato. Sono stato in posti molto più grandi, in festival anche molto più grandi, dove non c'era la sala cinematografica nel paese. E invece questo è un bene prezioso. Per il divertimento vi saprò dire, magari tra 2 o 3 giorni, lì mi attrezzo, ecco. Il posto è molto bello, anzi bisognerebbe ambientare qualcosa qui, una serie, un film, non lo so. La gente si dice, sta bene. Oh, è fantastico. Perché a Bovino? Perché a Bovino si beve il vino. Perché da non confondersi, bovino non è che è bovino per l'animale bovino, ma bovino è per la bevuta del vino. Penso bovino sia bere vino, una cosa del genere, no? In arcaico bovinese volesse dire una cosa del... non lo so. Bovino si mangia bene. La gente è pura. Bovino ha, secondo me, è un set naturale, nel senso che ci si potrebbero girare film d'epoca e non solo, ha un'atmosfera veramente speciale. È la cosa che probabilmente affascina anche i turisti che vengono dall'estero, no? Questo sentirsi immediatamente a casa, questa accoglienza che c'è. Ma mi viene facilissimo parlare di Bovino, un posto splendido, sia a livello architettonico, le persone sono di una generosità estrema. Mi ha proprio colpito arrivare, vedere il castello, vedere poi inoltrarmi un po' per i curicoli. Bovino è fantastica, cioè è stata una città molto ospitale, molto fresca di esperienze. È sedersi in un posto e sentirsi appunto parte del paese, è un paese molto affascinante. Oggi sono stato a pranzo da una famiglia che mi ha trattato come fosse il loro figlio. La gente è caldissima, ci hanno ospitato, ci hanno accolto, insomma, sono stati veramente caldissimi e ci hanno fatto sentire a casa. Un posto meraviglioso che adoro e che sembra di stare in Spagna, c'ha gli odori della Puglia, c'ha i colori. La potenza di questa terra. Il posto è un borgo bellissimo, non a caso uno dei 100 borghi più belli d'Italia. Ci girerà molto probabilmente il mio film, qui almeno la prima parte del film sarà girato qua. E queste cose possono accadere soltanto a Bovino, al Bovino Film Festival. Bovino Independent Short Film Festival intanto è un viaggio, è lungo ormai da 7 anni, che ci ha portato adesso nel 2014 a questa 6ª edizione, che io reputo il momento in cui finalmente stiamo anche cambiando pelle, forse perché stiamo diventando grandi come festival. È un'esperienza che per fortuna adesso è un viaggio che adesso finalmente ha preso il largo. Abbiamo oltre 90 ospiti, infatti abbiamo ospitato vincitori dei David di Donatello, dei Nastri d'Argento e di tutti questi, danno certamente un riconoscimento, come dire, oggettivo all'opera, e noi cerchiamo di raccogliere esattamente quella che è la migliore produzione nazionale ed internazionale di cortometraggi.
sola, tenía que sacarla a pasear y estar todo el tiempo pendiente de ella. Nadie más nos ayudaba, porque mi papá trabajaba mucho y yo le preparaba el desayuno todas las mañanas. En el sueño viajaba yo sola a todas partes. Había más gente, pero nadie me hacía caso. Tenía que hacer tantas cosas que acababa agotada. Le scelte sono fatte sulla qualità. E ricordo che proiettiamo cortometraggi sia in concorso che fuori concorso, proiettiamo dei documentari, proiettiamo anche dei film di lungometraggio come eventi speciali. Perché usi il plurale, mamma? Io sto solo cercando di aiutarti. Solo che certe volte mi sento così... così inutile. Michele è nervoso. È ossessionato dall'ordine. Uguale a te. Pure qua lasci le cose in mezzo in mezzo. Ha sempre le labbra secche, Michele. Non ce la si muove come una belva, ma poi quando si butta sulla branda di sopra, la rete quasi non si muove. Ha il corpo vuoto. Stiamo facendo di tutto per tirarti fuori. Lo so, uscirò da qui, mamma. Ieri in cielo è entrato un topo. Un topo? Uno schifoso topo di fiume. Quelli con la coda lunga e denti fini. Mi sa che nessuno l'ha avvertito che qua non si entra per scelta. Hai ragione, uscirai di qua. È solo una questione di tempo. Quel topo sembrava impazzito in cella. Forse non si aspettava di trovare altre bestie come lui qui dentro. Io lessi questo racconto di Niccolò Maniti e la cosa che, a parte che mi aveva divertito tantissimo, la cosa che proprio mi aveva colpito era che ci ho subito visto dentro un cortometraggio, perché avevi il respiro giusto per essere raccontato in pochi minuti. Mi divertiva da morire l'idea di giocare con gli effetti speciali, gli effetti digitali, l'idea di pensare di distruggere una casa, l'idea di prendere in giro gli uomini che tradiscono, ma anche le donne, perché ormai siamo tutti uguali. Ma più che altro, guarda, non era tanto la mia voglia, non era tanto di raccontare un uomo che tradiva, ma era più che altro il desiderio di raccontare la storia di un uomo che entra in uno stato psicotico di paranoia e che quindi, come dire, le sue azioni sono tutte, diciamo, alla fine contro se stesso, e quindi entra in tale panico che fa una cosa, ne vede un'altra, va subito dall'altra. Quello che a me divertiva era raccontare proprio invece quello, il panico, che può essere anche quello di uno che sale sull'autobus senza biglietto e arriva il controllore, no? Che entra in panico e magari fa delle cose assurde, o chi viene beccato mentre, ecco, semplicemente quello, una persona che non è abituata a fare delle cose fuori dalla linea, e una volta tanto che la fa, poi alla fine non la riesce a gestire. Ma dove sono finiti i miei capelli?
Ricrescita? No, ricrescita. E questo? Ricrescita. E ci siamo divertiti da morire, la storia è divertente, vinciamo premi a destra e a manca, quindi insomma siamo tutti contenti, sono contento per Lorenza, è la sua prima regia e speriamo ne faccia una seconda. Lenor Concentrato ti offre più lavaggi di una bottiglia da 3 litri di Lenor diluito. Lenor Ammorbidente Concentrato, l'unico raccomandato da Dash. Mi sentivo stanco e solo perché non mangiavo tutte le proteine di cui ho bisogno. Meritene Protein è ricco di proteine con vitamine e minerali. Aiutati anche tu a rimanere forte e attivo tutti i giorni con Meritene Protein. Chiedilo in farmacia. Perché comprare un prodotto contro il calcare? Un altro che pulisca le superfici e un terzo per la brillantezza, quando ce n'è uno che fa per tre? Via Cal, 3 in 1. Le ricette di Casa Mia con Galbanino presentano lasagna alla ligure. Io la lasagna la faccio come mia nonna, ma per farla più mia ho un trucco. Ci metto il Galbanino. E tu? Come la fai la lasagna? Vai su galbani.it e partecipa al concorso di Galbanino. Oliveto aiuta a digerire e a vivere in forma. E vai! Effetto Oliveto. E ascoltate, torna il mese della digestione. Oliveto ti regala un prezzo speciale. La bottiglia Oliveto a soli 39 centesimi. Con Oliveto risparmi e guadagni in salute. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Trio Carbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Trio Carbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. Scopri Galbacotto. Il prosciutto cotto al vapore per 15 ore. La fetta golosa, dolce e naturale che piace a tutti. Galbacotto, il buonissimo al vapore di Galbani. Prova anche tutti gli altri salumi Galbani. Accogliamo i bambini che hanno vissuto esperienze troppo difficili dentro alla loro famiglia. I villaggi sono dedicati alla loro crescita. Per noi è importante far sentire il bambino come a casa. Sostieni con me una casa piena d'amore. Il progetto di Fondazione Mediolanum in favore di SOS Villaggi dei Bambini per offrire ai bambini in difficoltà una casa e il calore di una famiglia. Dona al 45599. 45599. Insieme per il loro futuro. Risparmio assicurato Chebanca. Il nuovo modo di proteggerti e investire i tuoi risparmi. Prima di sottoscrivere, leggi il fascicolo informativo. Spicca il volo. Pensa in grande. Scegli il giallo. Chebanca, gruppo Mediobanca. Immagina di poter sempre prendere la direzione migliore. Come la nuova Kia Soul, con navigation system e mappe aggiornate per 7 anni. O di poterti muovere avanti e indietro, con la stessa facilità. Come la nuova Kia Sportage, con la sua telecamera posteriore. Tecnologia alla portata di tutti. Ottobre è il mese del GPL Kia. Scopri tutta la gamma interessi zero. Kia, qualità garantita 7 anni. Le concessionarie della Puglia ti aspettano. Scopri quella più vicina su kia.com. Immagina di poter sempre prendere la direzione migliore. Come la nuova Kia Soul, con navigation system e mappe aggiornate per 7 anni. O di poterti muovere avanti e indietro, con la stessa facilità. Come la nuova Kia Sportage, con la sua telecamera posteriore. Tecnologia alla portata di tutti. Ottobre è il mese del GPL Kia. Scopri tutta la gamma interessi zero. Kia, qualità garantita 7 anni. Le concessionarie della Puglia ti aspettano. Scopri quella più vicina su kia.com.
Abbiamo degli, ormai degli, degli aficionados del, del festival, che sono persone, grandi artisti, nomi dello spettacolo, della televisione, che forse aspettano con gioia che arrivi la terza settimana di agosto per poter partecipare al Festival di Bovino. Selezioniamo i nostri ospiti anche sulla, sulla loro, sulle loro qualità certamente umane, oltre che artistiche, quindi persone molto simpatiche, che hanno la voglia di passare questi 3 o 4 giorni con noi e di divertirsi. Io sto cercando in tutti i modi di portare avanti una politica del festival che sia quella del mescolarsi, cioè dell'essere finalmente tutti insieme, potersi fermare al bar a parlare di cinema, perché è questo poi che veicola ulteriore cultura. Bovino ci ha accolto veramente in una maniera fantastica. Noi siamo già praticamente residenti qui, abbiamo preso la cittadinanza e ci sentiamo come a casa, come a casa, non si può dire in un'altra maniera, come a casa. Non so tu, Elena, che impressione hai avuto? Dunque, devo dire che quest'anno, io ero già venuta l'anno scorso così come ospite accompagnando un'amica che aveva un film, e quest'anno sono tornata e mi salutavano le persone che avevo conosciuto l'anno prima, solo che era durante la festa finale, che c'è la sagra del caciocavallo, della pizza fritta e del vino, per cui io non mi ricordavo proprio di tutti per ovvie ragioni. Ma se avete un weekend libero dovete assolutamente venire a Bovino. Se durante il festival ancora meglio, perché è uno dei borghi più belli d'Italia, davvero. Comunque volevo dirti che sono un tuo grandissimo fan, ho sempre visto Le Iene, poi stavo vedendo quello nuovo, come che si chiama? La Maleducazione. La Maleducazione, mi piace un casino! Facciamo tutti un grandissimo applauso a mia cugina direttamente da Milano, Elena! Cioè, c'è proprio la superstizione del sud, hai capito? La Madonna, i marinai rientrano al porto, questo che suona la tromba e ferma tutto. Guarda che ne ho parlato pure con Toni di Telebarletta, gli ho fatto vedere il pezzo, mi ha detto, mo da sballo, lo facciamo tra una settimana. L'hai sentito tu? Ah, manco io, è un anno che aspetto. Davide Minella, regista di Ci vorrebbe un miracolo, film girato in Puglia, da come ti è nata l'idea? Ma l'idea nasce dal fatto di provare a raccontare un argomento serio provando a divertirsi. L'argomento serio è il fatto che in questo momento nel mare il pesce manca, quindi la situazione è gravissima. Abbiamo provato a raccontarlo con il sorriso, con due protagonisti straordinari, Elena Di Cioccio e Gianluca Sportelli, e il titolo del film è Ci vorrebbe un miracolo. Ho domandato un po' in giro e ho scoperto questo fatto. Ti piace? Il materiale è ottimo. Allora, mo ti devo presentare Pietro, che è un amico del nonno. No, 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 no. Dai, Elena. L'Italia è il paese dei miracoli, no? Si dice così? Però se tu ci pensi, quanti hanno veramente assistito ad un miracolo o a qualcosa che ci somiglia? Elena Di Cioccio, come ti sei sentita in questa veste di te stessa con un'altra biografia? Ma è stato molto interessante perché mi sono divertita molto. No, sto scherzando. Ci siamo adoperati per cercare di raccontare un problema drammatico che coinvolge tutti, non solo le coste pugliesi ma l'intera Italia, attraverso un linguaggio che fosse molto divertente e molto fruibile da tutti. Ci vorrebbe un miracolo. Per poterci salvare ci vorrebbe un miracolo, per curare il nostro male. Un miracolo, per poterci salvare ci vorrebbe un miracolo. Guarda che stiamo ammazzando il mare. Ma io mi sono trovato molto bene con Gianluca Sportelli. Come ti sei trovato con Davide Minella e la Di Cioccio? È stata un'avventura magnifica, se posso dire. Con Elena è stato un po' un amore a prima vista. Nonostante poi sul film dovessimo essere soltanto cugini, però era amore vero in realtà. Dentro di noi noi ci amavamo e amavamo anche il regista, che ci ha dato questa grandissima possibilità, se vuoi, no? Di poter raccontare una cosa a cui noi teniamo molto. Lo possiamo dire che ci teniamo? Sì. Ok, noi teniamo molto al nostro mare. Ci vorrebbe un miracolo per curare il nostro male. In onda! Oh, agli operoni, vodka stiamo in onda, dove stiamo a registrare, stiamo a registrare. Oh, la mappa buono faccio, se non è che capo ti infanno, regia! Qui nella zona ci sono delle bellissime realtà come Ossara Jazz, come Carpino, che ha legato il suo nome al folk, alla musica folk. Io voglio legare il nome di Bovino al cinema. Lech, che cosa significa essere un leader? No!
Non rispondete alle provocazioni! Ti prego, non ti immischiare. Io non sono un immischiarmi. Tu hai una famiglia tua. Hai dei figli, ricordi? Andate via, tutti quattro! Anche tu! Interpretare Oriana è stata una sfida, così come era una sfida la sua vita, la sua carriera, il suo comportamento. In Italia è un personaggio molto controverso, però sicuramente più per sentito dire che per averla approfonditamente letta. Vogliamo che la legge domini sull'illegalità! Reset! Signor Wałęsa, lei è finito. E quindi quando mi è arrivata l'offerta di Wajda, grandissimo regista, sono stata molto emozionata, molto, e mi sono sentita anche però responsabile, perché essendo un film internazionale, in qualche modo serviva non un'Oriana mito, ma documentatissima, e così è stato. Indosso i suoi oggetti, la sua pelliccia, il suo vero registratore, persino le sue vere sigarette degli anni Ottanta che ho comprato all'asta, perché in quel periodo fumava le Lark Russe, che sono fuori commercio. Sono truccata con, a differenza di come mi trucco io, pochissimo, con il tipico eyeliner della Oriana, con le unghie rosse. Ogni dettaglio è stato curato, soprattutto quel piglio toscano che la rendeva amabile, ironica e anche molto rigida e rigorosa. Il governo non sta mantenendo le promesse. È come se stiamo giocando sulla stessa scacchiera a dame e a scacchi. Io penso che è tempo di giocare un'unica partita, che dobbiamo sederci e parlare del futuro del paese. Oriana non era soltanto cattiva, rigorosa e scontrosa, era anche una donna molto simpatica. Lei attaccava con la sua grande arma, che era una penna, ma una penna di platino meravigliosa. E purtroppo e per fortuna quello che ha scritto l'ha fatta definire Cassandra, nel senso che ha sempre anticipato la storia. Allo stesso Lech Wałęsa lo mette in guardia sui carri armati. Lech dice no, non è possibile, e il film prosegue con l'entrata dei carri armati a Varsavia. È iniziato lo sciopero di protesta! Sì! Se non torno, vendi questi. 7 mesi fa nessuno conosceva il suo nome fuori della Polonia. Fermo! Avete iniziato una controrivoluzione. Le Shek, se cominciassi ad avere paura... Anch'io ho paura, Danuska. Mi ha convinto subito il film, perché oltre ad essere un capolavoro è un pezzo di storia europea, non soltanto polacca, e ha c'è un'interpretazione magistrale degli attori, sia polacchi ma soprattutto di Maria Rosaria Maggio, che ha vinto il premio Pasinetti come migliore attrice nel Festival di Venezia della scorsa edizione. E ho trovato che il film fosse un film importante da distribuire soprattutto per la generazione dei giovani. Me Narut. Noi, il popolo. È un festival di cinema che diventa certamente nazionale e che ambiamo a far diventare internazionale, è certamente il veicolo migliore per fare in modo che il nome di Bovino e la bellezza di Bovino passi attraverso la forza di un festival simile. Il festival per noi è un'occasione per stare insieme con i colleghi. Noi ci incontriamo sui set, ci incontriamo nei teatri e diventiamo delle grandi famiglie. Poi a un certo punto, a parte con pochissime, rarissime persone, continuiamo ad avere rapporti fuori dal lavoro. Quindi ogni festival per noi è un'occasione per stare un po' insieme in maniera normale. Qua è un impatto fantastico, poi vedere del cinema
alle 4 di pomeriggio dentro questa sala fantastica, gremita di gente, con cortometraggi bellissimi. È bello. C'è una crescita esponenziale soprattutto in termini di pubblico, perché comunque già dai primi anni c'era, insomma, gli ospiti erano comunque sempre importanti, insomma, importanti attori di cinema, di teatro, anche ospiti musicali, insomma, è partito subito in modo forte. Mi piace l'entusiasmo e la partecipazione dei cittadini al festival e l'idea che noi attori, registi, possiamo essere fisicamente nella realtà. Quando ci sono posti belli come Bovino, ti prendi conoscenza di una storia, di una geografia, di un popolo, di una cultura che altrimenti non avresti conosciuto e che ti ispira forse, chissà, in un futuro a fare un lavoro, un film. La cosa bella è che chiunque, diciamo, si avvicina a questo festival comunque se lo porta dietro. Lenor Concentrato ti offre più lavaggi di una bottiglia da 3 litri di Lenor diluito. Lenor Ammorbidente Concentrato, l'unico raccomandato da Dash. Perché comprare un prodotto contro il calcare? Un altro che pulisca le superfici e un terzo per la brillantezza, quando ce n'è uno che fa per 3? Via Cal, 3 in 1. Le ricette di Casa Mia con Galbanino presentano Timballo alla siciliana. Sapete quante donne ho fatto innamorare con il mio timballo? Il trucco per farlo come si deve è usare il galbanino. E tu come